Le parole in certe situazioni non bastano mai. Sai, c'è gente che farebbe di tutto per comprarsi la villa al mare ed avere un po' di spazio in più solo per stendere quattro mutande al sole. Ho visto gente perdere tempo dietro le solite quattro balle di potere, seduti e immobili senza far tanto e lamentarsi se alla fine poi va male. Detto tutto, detto niente, fatto poco e fatto male. Sono stato all'ospedale, continuavo a peggiorare. Pertanto mi hanno fatto uscire. Quante cose strane che mi tocca vedere, quante cose strane che non so digerire, come questo amore che non riesco a capire, come quella luna che mi guarda da lì. Quante cose strane che mi tocca vedere, quante cose strane che non so digerire, come questo amore che non riesco a capire, come quella luna che mi guarda da lì. Conosco gente che conosce gente, ma solamente virtualmente. Le persone si vantano, secondo me per niente, ma alla fine beate loro, son contente. Ma perché? Per lavorare qui non basta saper fare. Ma chi è stato quell'idiota che ha lanciato sul mercato poi la moda della raccomandazione? Detto tutto, detto niente, fatto poco e fatto male. Sono stato all'ospedale, continuavo a peggiorare. Pertanto mi hanno fatto uscire. Quante cose strane che mi tocca vedere, quante cose strane che non so digerire, come questo amore che non riesco a capire, come quella luna che mi guarda da lì. Quante cose strane che mi tocca vedere, quante cose strane, come questa canzone, come questo amore che non riesco a capire, come quella luna che più la guardo più mi sembri tu. C'è una cosa, e tu sai cos'è, che da troppo risulta evidente. Sai, non so per quanto ancora sarà possibile far finta di niente.